Allora dai, ci vediamo in ufficio, io andiamo via con calma che... Ci vediamo, in Ci vediamo in ufficio. Io vado in ufficio, poi parcheggio, bevo il caffè, chiacchiero con la portiera che sentiremo eh, male esatto. e dopo arrivi tu. Eh Bravo, bravo. cosa c'hai? Le ali sotto la motta. No, ho no, le ali, è che quella è la mia strada, 11 km, 9 minuti e mezzo, sicuro? Sì, alle 2 di notte perché tu non fai il calcolo dei semafori delle stisce pedonali, eh. del, delle, delle sabbie moli. le delle sabbie moli, via gli elefanti che passano potrei... i tombini. Conosco tutti i metri, eh. conosco ogni pertugio. Sì, potrei bravo. andarci bendato. Beh, Pipistrello, ci vediamo in ufficio allora. Ci vediamo lì, Barba Blu. meglio eh, io bendato. Lui. Ci vediamo là, che Ci eh. vediamo là. Il suo mar. Sicuramente quinta puntata del nostro programma dedicato alla sicurezza. Prima, seconda, terza, quarta e quinta. E quinta, bravo. Ed è l'ultima anche. Scusate. Eh. Mi è distrutto il micro. Marco della Noce, sempre con me, e gli ospiti delle altre puntate, ormai riconoscete, la dottoressa Deledda, vicequestore aggiunto della Polizia Stradale di Cremona, Michele Crisci di Volvo Car Italia e il professor Fassati, catedrattico, scrittore, medico insegnante perché va spesso nelle scuole e dopo ci racconterà dei giovani. Allora in questa puntata parliamo di infrastrutture perché naturalmente noi eh, mandiamo dei messaggi importanti sulla responsabilità individuale nei vari campi, dal rispetto delle regole, dal rispetto delle strade, della velocità, dei limiti e di tutto quanto, però eh, spesso eh, i motociclisti lo sanno molto bene sono le infrastrutture a non essere adeguate e spesso il pericolo arriva dalla cattivo, dal cattivo stato delle strade. I guardrail, eccetera, eccetera. L'argomento la è vasto. Il cattivo modo di leggere i cartelli che spesso sono messi un po, po, po' così, che uno si perde mezz'ora a guardarsi in giro. E da lì partiamo, perché, eh, dottoressa Deledda, eh, so che passi avanti, per esempio, sulla rete autostradale, ne sono stati fatti tanti, e lo dice anche il dato del calo dei sinistri, sicuramente. Però non è la stessa cosa su tutti i tipi di strade. Ci faccia un quadro per cominciare. Io direi che eh, le infrastrutture e la manutenzione delle infrastrutture è molto migliorata. Eh, basti pensare al posizionamento di asfalto drenante che è di grande aiuto, segnaletica orizzontale rumorosa per le zone in cui c'è nebbio comunque nei momenti di scarsa visibilità. Eh, molto conta l'illuminazione ancora, eh, il corretto posizionamento della segnaletica oppure il fatto di togliere segnaletica che può distrarre l'attenzione dell'utente. Mi riferisco ai messaggi pubblicitari laddove sono vietati, eh, per esempio in autostrada, eh, questo è molto, molto importante, oppure eh, le barriere, i guardrail che sono cambiati sia dal punto di vista dei materiali che vengono utilizzati, eh, assorbenti per gli urti, piuttosto che guardrail che evitano di eh, tagliare il motociclista quando incorre in un incidente stradale, direi che sono stati fatti dei passi avanti. Diciamo che da motociclista raccolgo ancora naturalmente una grande preoccupazione sui guardrail e mi fermo un attimo lì. Sperimentalmente e in diverse zone, probabilmente nella sua è stato fatto di più. Qualche cosa si vede, ma siamo lontanissimi naturalmente da una condizione ancora accettabile. Mancano i mezzi, manca la volontà, ce lo dica lei. Io direi che noi ci stiamo mettendo tanta attenzione, anche compito della polizia stradale, segnalare eh, agli enti proprietari delle strade laddove eh, i sistemi vanno comunque implementati o migliorati. Eh, ci affidiamo anche agli utenti, raccogliamo volentieri le segnalazioni degli utenti a questo proposito, anche utenti di categoria, come diceva lei, dei motociclisti. Eh sì, perché naturalmente mentre, mentre parliamo di infrastrutture e del loro cattivo stato generalmente, Dobbiamo però anche sottolineare che noi abbiamo un ruolo, cioè che possiamo e dobbiamo segnalare eh, le situazioni di pericolo di cui veniamo a conoscenza. È una cosa che dobbiamo fare e questo, a proposito del nostro tema, è il video istituzionale che vogliamo proporvi. Ten percent of motorcyclists that collide against a rail die. At 40 kilometers per hour, their blades dead, kill and mutilate. It's urgent to protect the rails. It's urgent to protect life. Vale professor Fassati, che per uh, passione a questo punto frequenta le scuole i ragazzi. Ci parli di come i giovani sono ricettivi sull'argomento della sicurezza e magari delle strade in particolare e su quanto possiamo contare su di loro? È una, è una cosa che mi dà molta speranza questa dei giovani perché dimostrano attenzione. È chiaro che anche lì non tutti sono così, però hanno come fame di sapere, di essere informati. Dipende anche da come si fa l'informazione ai giovani. Se va uno noioso che gli racconta delle cose a loro non interessa, non stanno attenti. Ma se si fa dell'informazione un po' vivace, eccetera, i giovani partecipano in modo molto attivo con domande. Con... E le dirò: poi quando li vedo poi uscire ormai moltissimi giovani hanno i loro motorini. Quando escono, magari poi fanno le loro sgommate, fanno i loro pezzi di corse tra di loro però però certamente dalle domande che fanno io capisco che questi ragazzi hanno proprio interesse a migliorare non solo, ma alcune volte mi dicono anche i difetti dei loro genitori quando guidano perché si trovano in macchina insieme e dicono "Ah oh, ogni tanto mio papà sorpassa in, in condizioni e noi gli diciamo ma dai guarda che ci, ci metti in pericolo eccetera quindi si vede che c'è un'attenzione da parte di questi giovani sì questo è vero per esempio sulle cinture di sicurezza ormai anche i bambini danno, anche proprio i più piccoli danno per scontata eh, la necessità non soltanto l'obbligo di cui non sono neanche conoscenza ma se il loro papà non parte allacciando le cinture sono i primi che, che gridano verissimo che verissimo verissimo anche perché si sorprendono se non si sente il bip 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 della cintura che non è allacciata e quindi devono, sono, stanno molto attenti a questo. Ah, certo, sì. certo, colpiti dal bip bip. Eh, Michele Crisci, eh, su, sul, sul piano della tecnologia, della sicurezza, beh, è chiaro che una strada diciamo, in cattive condizioni eh, diventa difficile risolvere il problema con la tecnologia nell'auto. Però però credo che la ricerca stia facendo moltissimo su un altro piano che più generalmente è connesso, cioè la possibilità di guidare con meno impegno del conducente e con un maggiore coordinamento dei mezzi, esattamente dove si va. Ma esattamente si va in, in una direzione ben chiara e che devo dire che è molto condivisa da tutti i marchi automobilistici, quella di riuscire ad arrivare ad avere tanto per, per, per fare un esempio molto comprensibile: per riuscire ad avere la stessa situazione che si ha nei cieli, averla anche eh, sulle strade. No? Quindi, nei cieli, quando noi vediamo il pilota che si alza e va a mangiare, rimaniamo tutti un po' sorpresi e naturalmente se il pilota automatico, non c'è nessun problema ecco, riuscire a riproporre questa situazione sulle strade eh, sarà, sarà straordinario e stiamo andando in quella direzione diciamo che ci sono due gradini, il primo è quello già oggi assolutamente disponibile, cioè quello di interconnettere le vetture una con l'altra i vantaggi sono straordinari, eh, immaginate una città in cui tutte le vetture fossero eh, connesse tra di loro noi potremmo sapere dell'arrivo della polizia senza bisogno no, di, eh, di aspettarne la sirena piuttosto di lasciare passare un'autoambulanza perché magari sta trasportando una persona che ha bisogno Piuttosto che sapere le condizioni meteo o le condizioni del traffico, piuttosto di sapere delle code, e questo tra l'altro avrebbe anche un impatto se tutto questo fosse gestito telematicamente, elettronicamente, senza l'intervento della persona, come è già oggi possibile, questo avrebbe un impatto anche sull'aspetto dell'inquinamento. No? Tante volte noi vediamo strade col semaforo rosso e non passa assolutamente nessuno. Ecco, un sistema che potesse controllare questo darebbe la possibilità eh, di muovere il traffico in maniera diversa. Quindi questo è un piano. L'altro piano invece è quello dell'interconnessione delle vetture tra di loro, però poi interconnesse anche con un sistema di infrastrutture cittadino-autostradale eh, che permette naturalmente anche una gestione totale della vettura, quindi una, una gestione tale per cui si sia in grado, come oggi noi abbiamo già dimostrato di essere in grado, per esempio, di guidare una vettura, di fare eh, in modo che la vettura guidi in maniera assolutamente autonoma, uscendo dall'autostrada, andando al supermercato, parcheggiando, senza che noi siamo mai intervenuti, avendogli solamente eh, indicato qual era il supermercato dove dovevamo andare. Il parcheggio lo trova da solo perché è segnato dal supermercato stesso rispetto alle linee pedonali, quindi lascia passare i pedoni. Tutto questo tecnologicamente oggi è possibile. Per quanto riguarda la tecnologia delle auto, c'è bisogno di avere un'infrastruttura esterna eh, che consenta alle auto di connetterci a questa... Naturalmente a sul campo moto diventa molto più difficile, è chiaro perché la moto da sola non può andare senza le rotelle che la tengano su, come la come tua l'ho la... <ride> no, 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 fregato, no. più rapido del comico. Ma Buzzoni dov'è oggi? Andrea Buzzoni, BMW Motorrad, a lui. Beh, non è facilissimo stimare i tempi e i costi di un'implementazione dell'interconnessione tra i veicoli nelle due ruote, così come in altri veicoli, uh, nel futuro. Uh, sicuramente è un tema molto importante. Uh, non è facile perché se uh, l'interconnessione tra veicoli a quattro ruote è già uno stadio abbastanza avanzato, è anche vero che i movimenti fisici nello spazio dei, de de dei veicoli a quattro ruote sono più prevedibili o comunque sono a un numero inferiore rispetto a quelli nel mondo delle due ruote che hanno tanti movimenti in più nello spazio fisico cittadino e non che non sono facili da prevedere. Quindi lo sviluppo che viene parte sicuramente da una piattaforma già consolidata nel mondo delle quattro ruote, ma richiede uno sviluppo peculiare perché il movimento nel mondo, come si dice, nel, nel traffico delle due ruote è diverso. Sicuramente però nelle città, negli spazi metropolitani è un dispositivo che per la sicurezza in futuro può avere un ruolo fondamentale. Grazie Andrea Buzzoni. Mi viene una considerazione da fare, e cioè che e qui coinvolgo un po' tutti, in fondo la guida è una cosa che dà anche piacere, cioè c'è il piacere di guidare. Vuol dire che se inseguiamo il mito della sicurezza dobbiamo cancellare il piacere di guidare, sentiamo. Oh, questa è una domanda giustissima e, e mi fa, cioè, è bello rispondere a questa domanda perché in realtà eh, non è così, cioè, la, eh, il pilota automatico darà più libertà di quanto non darà invece la guida completamente manuale. Intanto perché la guida completamente manuale rimarrà e rimane sempre, per cui se uno si vuole divertire e si sente così sicuro e così pronto da un punto di vista psicofisico da affrontare completamente tutte le difficoltà delle strade, lo può fare anche oggi, può disattivare tutti i sistemi e può fare quello che crede. La guida invece ci darà la possibilità, la guida autonoma, di comunque avere un movimento quando si è stanchi, comunque avere la possibilità di rispondere al telefono quando si è stanchi o quando si sta guidando. Magari ci farà riguadagnare del tempo. Pensiamo a cosa sarebbe la tangenziale di Milano se fosse completamente autonoma, autonom con la guida autonoma e con le infrastrutture. Quanto tempo potremmo guadagnare? Quanto meno ci staremmo nella tangenziale? Perché per uscire e prendere una certa direzione lo fa la vettura senza che i guidatori si mettano in fila in maniera disordinata, eccetera. Quindi questo è un grande vantaggio anche in termini di tempo per le persone. E poi, naturalmente, si è sempre liberi di disattivare qualsiasi cosa e divertirsi quanto, quanto si vuole, sempre con la massima prudenza. Per allora, me quella è la macchina del futuro, io ci fico dentro la suocera, la programmo per la Cina. Ciao. E ora è il momento della nostra rubrica, quella più invidiata al mondo, che vanta più di 2000 tentativi di imitazione. Forse non tutti sanno che. Dopo segui il puntino. Anche in moto si può trasportare un passeggero. Eccomi! Botta cioè, su! Arrivo! Fai piano, ecco. eh? Piano, piano pianino! Per... Ecco giù! Però ci sono due o tre cose da sapere. Primo, che il passeggero distrae perché chiacchiera, chiacchiera, eh. Ma chiacchiera. Ma dove andiamo? A che velocità stiamo andando? Perché piave? Perché non piave? Che strada stai facendo? Era meglio andar di là. Secondo, perché... <ride> Il comportamento della moto cambia parecchio. Quando siete da soli la moto è molto più agile, quando siete in due, tanto si schiaccia e quindi il lavoro delle sospensioni è differente. E la moto diventa molto più direzionale e meno agile. Te capi? Ho capito. Bravo, zitto. Ti abbraccio. E comunque noi rimaniamo appunto nell'ambito della sicurezza anche perché guidare può essere piacevole, però per esempio trovarsi in autostrada un veicolo contromano non può essere piacevole in nessun modo e quindi evitare al massimo l'errore attraverso la tecnologia resta una priorità. È una curiosità la mia ma è di tanti. Quanti casi di automobilisti contromani in autostrada registrate e quali sono le cause? Perché riesce un pochino difficile di immaginare come ci si possa immettere nel senso sbagliato. Purtroppo sono diverse centinaia e volendo fare così una panoramica sui soggetti che principalmente sono protagonisti di questa che non solo è una violazione delle norme del codice ma è un comportamento... Pericolosissimo, la maggior parte sono conducenti in stato di ebrezza, eh, ci sono diversi anziani e eh, diversi stranieri. Per far fronte a questo problema che mette anche noi in, in condizioni eh, gravissime nel momento in cui come forze di polizia tentiamo di, eh, di far fronte alla situazione. Eh, dicevo per rimediare eh, abbiamo adottato e sarà in vigore almeno fino alla fine del 2014 una segnaletica sperimentale. Ehm, sul, sulle autostrade un segnale orizzontale un metro per 1,50 a fondo giallo quindi il più possibile evidente eh, anche per gli stranieri la scritta è alt per cui è facilmente comprensibile e fruibile da parte di tutti eh, e quindi speriamo che con questo eh, si riesca a eh, infrenare un po' questo fenomeno. Chiediamo all'ingegnere De Vita se gli risulta, come dicono le statistiche di polizia stradale, che al 96% la responsabilità del sinistro è di chi guida direttamente la sua. È vero, ingegnere? Secondo le statistiche è vero, secondo i moduli che vengono riempiti dalle pattuglie di polizia stradale che devono fare delle crocette, sì, quando non si conosce... La vera causa dell'incidente, ed è nel 96% dei casi, si mette distrazione. Può anche essere l'automobilista che dice non l'ho visto, non ho visto, distrazione. L'automobilista che dice non me ne sono accorto, distrazione. Si arriva al 96% colpa dell'uomo. In realtà nessuno vorrebbe provocare un incidente, tantomeno nessuno vorrebbe far del male agli altri. C'è sempre una concausa che quasi mai viene investigata. La concausa può essere una curva che stringe improvvisamente, un asfalto che è più liscio di quanto pensavamo, una macchia d'olio per terra, una visibilità assolutamente insufficiente per cui di colpo non mi sono accorto che c'è un ragazzo che stava per attraversare. Vengono tutte chiamate distrazione, di ma sono tutte concause esterne. Quelle più traditrici sono quelle della strada. Se andiamo a vedere la mappa stradale italiana, vediamo che ci sono dei punti neri, cioè dei punti dove vengono e si ripetono gli stessi incidenti. Allora vuol dire che in quella eh, infrastruttura, in quel dedalo di strade o quella linea diritta, ci sono delle cause insite, esterne, intrinseche, che tradiscono l'automobilista. Ecco su quelle le autorità dovrebbero fare indagini e sanare. All'estero, abbiamo visto nei punti critici. Emessi degli avvisi particolari, delle sagome di vigili urbani, una ripetizione di segnali luminosi, un qualche cosa che evita il ripetersi di incidenti. Quindi il tradimento della strada, del veicolo, dell'asfalto, della visibilità vanno detratte a quel 96%. E probabilmente si arriva a dire che tutti gli incidenti hanno una causa esterna indipendente dalla volontà dell'uomo. Anche quando l'uomo si ubriaca e sa guidare, c'è a un certo punto una piccolissima causa che innesca la tragedia, il grande incidente. Ma c'è sempre un innesco, mai una volontà deliberata di far del male. Grazie, ingegner De Vita, grazie, andiamo avanti qua. Resto su di lei, scusi, professore. Per parlare di patenti, cioè generalmente, soprattutto. Per i giovani motociclisti, ma non solo per loro. Il mondo della patente è un mondo complicatissimo perché l'eccezione dell'eccezione, secondo la, la, la tempistica, la, il dato di nascita, si incrociano delle cose veramente complesse, tu non ci hai capito ancora niente. Eh, no, poi con le patenti, meno male che io l'ho fatta ai tempi eh, esatto, che c'era la Pecata, allora, posso guidare tutto. Intanto volevo sapere eh, se la polizia stradale. È complicato anche per la polizia controllare le patenti. No, direi no. che noi abbiamo fortunatamente una, una certa dimistichezza con l'argomento e a proposito delle nuove patenti, direi che eh, volendo guardare il lato positivo, eh, non ci dimentichiamo che anche per chi viaggia sulle due ruote, passiamo dal cosiddetto patentino ad una patente vera e propria. E che oggi, per tutte le categorie di patenti, è necessario un esame di guida pratica. Questo direi che è un grande passo avanti, cioè prima di prendere in mano su strada il nostro mezzo, dobbiamo dare. Dimostrazione di saperlo utilizzare eh, e di padroneggiarlo eh, non soltanto con dei test ma anche eh, in, prova una prova, in una prova pratica. Questo però, è un passo avanti. Però resto lì. Secondo, secondo la Polizia Stradale, eh, soprattutto gli automobilisti sanno davvero guidare? Cioè, perché il punto è che non basta una prova pratica magari dell'otto piuttosto che, cioè, mi sembra che. Forse bisognerebbe sapere padroneggiare meglio il veicolo di quanto si faccia oggi. Padroneggiare meglio il veicolo comprendendo anche che eh, le condizioni meteorologiche hanno una grande influenza sulla guida, per cui abituarsi a guidare il mezzo non soltanto nelle condizioni più favorevoli, nelle condizioni standard, ma anche quando eh, le condizioni favorevoli non sono, per cui in caso di nebbia eh, controllare anche molto la diversa tipologia di strada. Che stiamo percorrendo, altro è guidare in centro abitato, altro è guidare eh, su una strada extraurbana o magari addirittura su un'autostrada. Il traffico è importante quindi la mole di veicoli che noi eh, abbiamo contemporaneamente su strada. È necessario impratichirsi molto. Ecco, dottoressa, i costi sociali di una sicurezza stradale ancora. Per quanto il progresso abbiamo visto nel corso delle puntate, sia attraverso la tecnologia, sia attraverso i controlli, però comunque ancora critica, sono molto pesanti. Cosa ci può dire? Allora, i costi sono pesantissimi, eh, abbiamo parlato durante altre puntate di questo programma dei costi sociali ed economici per il nostro Paese eh, del fenomeno degli incidenti stradali. Il eh, libro bianco dell'Assemblea eh, Generale delle Nazioni Unite pone per il prossimo decennio come obiettivo l'ulteriore dimezzamento delle morti da incidente stradale e sicuramente noi perseguiamo questo obiettivo perché eh, i costi sono davvero Altissimi, non ci dimentichiamo quello che può essere l'indotto di un incidente stradale, per cui eh, mezzi di soccorso che devono uscire, persone eh, che devono essere ricoverate in ospedale, che devono sottoporsi ad esami clinici, eh, persone che spesso rimangono paraplegiche e tetraplegiche, quelli che sono i costi per loro stessi, per le famiglie e per tutto il paese eh, dal punto di vista economico e i costi sociali. La vita. Di una persona, la vita di un'intera famiglia cambia dopo un incidente stradale, questo noi non lo dobbiamo dimenticare mai. Allora prima di Crisci vado dal professor Fassati. Lei in ospedale, lei che ha lavorato molto sui trapianti, queste cose le conosce bene. Eh, L'incidenza eh, del sinistro, del, della lesione, anche grave, sulla su una dinamica, sulla felicità delle persone, insomma, mm. pesantissimo. Guardi, ho avuto un'esperienza, le dico diretta: nel senso che una mia nipote ha avuto questo gravissimo incidente stradale perché lei era in motorino ed è stata investita da una signora ubriaca, per fortuna vicinissimo al policlinico, ed è stata ricoverata al policlinico, dove è stata in coma tre mesi in rianimazione, intubata, eccetera. Beh. Tutta la famiglia, poi per fortuna pian piano ha ripreso, adesso fa una vita normale, ci è voluto un anno e mezzo di rieducazione. Ma non è solo quello, è l'impatto sulla famiglia che è stato drammatico, perché in pieno benessere, improvvisamente di notte si ha la telefonata, guarda che tuo figlio, tuo nipote, eccetera, ha questi incidenti. E purtroppo è quello che succede a noi quando ci comunico che c'è un donatore, spessissimo sono incidenti stradali, traumi cranici, eccetera. E noi dobbiamo a quel punto chiedere, quando sappiamo che c'è la morte cerebrale, cioè che non c'è più possibilità di ripresa, dobbiamo chiedere alla famiglia se ci danno l'autorizzazione a fare il prelievo degli ori. E si vede il dramma di queste famiglie che si trovano completamente proprio... È una cosa, perché se uno va dopo una lunga malattia si è preparati, ma qui, come diceva prima la dottoressa, sono veramente delle tragedie indescrivibili. Grazie professore. E allora andiamo a Crisci perché chiaramente anche i costi della tecnologia, della ricerca sono elevati e forse anche in un momento in cui l'industria dell'auto non naviga proprio nelle migliori condizioni ci sarà la tendenza forse a ridurli. Spero di no. Eh, qual è il rapporto costi-benefici e quali sono le prospettive? Beh, allora eh, sicuramente si tratta di investimenti elevatissimi. Dico io, fortunatamente, qui parliamo da un punto di vista strettamente economico, nulla a che vedere con, eh, con le persone. Fortunatamente, a fronte di noi, siamo un'azienda globale, tutte le aziende dell'auto sono aziende globali, quindi, a fronte di un mercato Italia piuttosto che Sud Europa che insomma fa molta fatica andare avanti, abbiamo molti mercati dal, dal, dal Far East, quindi dalla Cina, piuttosto che ad altri mercati che invece sono molto solidi, molto, anzi in grande crescita e quindi danno sufficiente respiro per continuare a fare investimenti importanti che insomma eh, sono, sono alla base secondo me della missione di un'azienda automobilistica. Eh, le prospettive sono quelle che ci siamo detti, cioè noi dobbiamo intervenire sulla sicurezza anche se i costi sono molto alti perché intervenire sulla sicurezza per esempio vorrà dire riuscire Riuscire a fare in futuro vetture più leggere, fare in futuro vetture più leggere perché si scontreranno di meno e quindi non abbiamo più bisogno di tripli, quadrupli acciai per proteggere le persone all'interno, vorrà dire avere vetture più leggere e quindi consumare di meno, vorrà dire avere la possibilità magari di introdurre motori elettrici più velocemente perché le vetture elettriche avranno più, eh, più sviluppo in futuro. Anche sulle vetture elettriche bisognerà fare i conti con le infrastrutture perché la ricarica piuttosto che il cambio delle batterie è fondamentale. Eh, io dico sempre che il mondo dell'auto c'è: il mondo dell'auto è uno dei mondi, che settori economici, che negli ultimi 40 anni ha fatto delle cose impressionanti con la consapevolezza di avere un impatto molto chiaro sulla vita dell'uomo, questa è una responsabilità che noi dobbiamo sentire eh, più di altri settori eh, e credo che il mondo dell'auto sia in grado non solo di cambiare in una notte purtroppo la, la vita di una, eh, di una famiglia, ma anche cambiare in modo positivo e con grande entusiasmo eh, la nostra vita con le sfide future scientifiche e credo che il mondo dell'auto sia molto ben preparato ad affrontarle. Mi sembra un bel modo per chiudere. Ma guarda, siamo eh? arrivati in cinque puntate, in queste cinque puntate abbiamo spiegato un po', non proprio approfonditamente, però abbiamo dato altri semi da far crescere nuove piantine, io sono soddisfatto, ringrazio i nostri ospiti, purtroppo devo ringraziare anche Nico, nonostante l'età, <coughs> e c'è fuori la pecar che ti aspetta. Grazie di queste belle parole, io ringrazio oltre a Marco eh, la dottoressa... Eh, Federica De Ledda, grazie, grazie di essere intervenuta. Michele Crisci di Volvo Car Italia, grazie mille. Grazie al professor Enero Fassati e a tutta la sua esperienza che ci ha portato qui. Grazie e grazie a tutti voi. Ciao. Ciao.